È il 20 dicembre 2013. Justin Sacco, manager di New York di 30 anni, sta partendo per il Sudafrica per raggiungere la sua famiglia per le vacanze di Natale. Si sta annoiando in aeroporto, perciò tira fuori il cellulare e prova a fare la simpatica con i suoi 170 follower su Twitter. Prima di imbarcarsi sul volo di 11 ore che la porterà a Città del Capo, twitta: "Vado in Africa, spero di non beccarmi l'AIDS. Scherzo, sono bianca." "Going to Africa, hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white." Spegne il cellulare e sale sull'aereo. Durante il volo di 11 ore dorme. Quando atterra lo riaccende e legge subito un messaggio di un'amica: "Mi dispiace vedere quello che sta succedendo." Non capisce. Arriva un altro messaggio: "Chiamami immediatamente." Poi un terzo, la sua migliore amica che gli scrive: "Sei trend numero uno al mondo su Twitter." Justin apre Twitter e inizia a leggere: "Segnalate a tutti questo Justin. L'AIDS può prenderlo chiunque. Tutto ciò che voglio vedere per Natale è la faccia di Justin Sacco quando atterrerà. L'hashtag è già atterrata, Justin?" Questa è una delle storie più crude che racconto nel libro che ho appena pubblicato, Sociability. Mentre Justin dormiva nel suo volo di 11 ore, un giornalista aveva ricevuto da uno dei 170 follower di Justin quel tweet e l'aveva ripostato ai suoi 15.000 contatti. Da lì è diventato virale perché condiviso per indignazione. La donna nel giro di poche ore è diventata il bersaglio perfetto: ricca, manager bianca che insulta paese povero. 100.000 tweet e 1,2 milioni di ricerche Google solo nei primi 10 giorni. Quando Justin arriva all'aeroporto viene addirittura fotografata e la foto fa il giro del mondo. Aggredirla sui social, nella mente dei linciatori, equivale a riscattare un paese dal razzismo strutturale dei bianchi. Ci sono tre dinamiche tipiche dei linciaggi social, a cui magari avete assistito. Prima, i colpi si fanno più forti, numerosi e intensi man mano che la vittima si accascia a terra. Non c'è compassione. Seconda dinamica, più linciato a terra, più l'obiettivo del linciaggio si allarga, quasi sempre andando anche all'azienda per cui lavora. Non ci basta umiliarlo, vogliamo togliergli tutto, anche il diritto al lavoro, che infatti Justin perderà qualche ora dopo. Terza dinamica, sui social non abbiamo mai dubbi. Non ci concediamo interpretazioni altre, opportunità di replica, analisi del contesto. Partiamo, e se ci saremo sbagliati, pazienza. Tanto, molto probabilmente il giorno dopo saremo presi da un'altra polemica. Nessuno tra le milioni di persone che aspettavano l'atterraggio di Justin avesse alcuna prova, un testo, una dichiarazione, un audio che attestasse il suo razzismo. Nessuno aveva approfondito la sua vita, il fatto che fosse figlia di una ragazza madre che faceva l'assistente di volo, che la sua famiglia vivesse in Sudafrica e fosse una sostenitrice dell'African National Congress. Nessuno aveva mai sospettato che la sua fosse una battuta venuta male. La folla aveva deciso che Justin era una razzista e l'aveva fatto sulla base di quel singolo tweet. L'unico che ha approfondito è stato John Ronson, formidabile giornalista inglese, è andato a raggiungere Justin mentre stava facendo gli scatoloni dal suo luogo di lavoro. Lei gli fece notare l'ironia della sua battuta e l'evidente paradosso di quello che stava dicendo. Solamente un folle potrebbe pensare che i bianchi non prendono l'AIDS. A guardarlo oggi, scrive Ronson, è ovvio che quel tweet fosse, per quanto di cattivo gusto, non razzista. Era una battuta a proposito di ciò che stava avvenendo nel Sudafrica post-apartheid, spiegò Justin, e sulla sproporzione di alcune statistiche sull'AIDS. Le è andata male, come potrebbe andare male a tutti noi. Nel libro non entro tanto nel merito di alcune vicende, ma soprattutto nel mio metodo. Per il futuro, il mio proposito di utente e giornalista è di non lasciare sempre più che l'indignazione mi precluda la ricerca di altri fatti e soprattutto di continuare a coltivare dei dubbi, specie, come nel caso di Justin Sacco, quando sono convinto di non averceli.